lo stesso gol contro l'Iran, se ti ricordi, 1-0 di Messi, con Di Maria che si era marcato, ha sfondato Di Maria, poi anche il gol col Belgio viene da un'azione che comincia dal lato di Di Maria, quindi comunque un giocatore che ha giocato determinato, di sottovalutatissimo al Real Madrid. Se tu vai a vedere l'anno della Champions League con l'Atletico 4-1, Di Maria nei supplementari ha devastato il terzino destro dell'epoca dell'Atletico. Ci dicono i nostri ascoltatori, anche Mascherano molto grande protagonista di quella squadra, no? Sì, esatto, certo. E quindi comunque grande assente tra l'altro della partita del Barcellona contro. E si è quindi visto, comunque, si è Di visto. Maria, stavamo parlando proprio l'altra volta, cioè Di Maria la cessione, no, in un gruppo stavo parlando della situazione Real Madrid e stavamo parlando con precisione degli acquisti degli ultimi tempi. C'è un Bale a 100 milioni che, per carità, è un bel giocatore, lo stesso James Rodriguez, che secondo me è un iturbe che non... Sì, pure secondo me è un giocatore iturbe che c'ha mediocre. Con un Di Maria Ma tu Roma dici? No, tu vai a vendere un Di Maria al Paris Saint Germain, che è una tua possibile concorrenza. Poi quando l'hanno venduto quest'anno? Intanto no, Matteo, no, scusami, c'è un importantissimo aggiornamento. Ha pareggiato la Ternana in 10 e si è assegnato Sissoko. Attenzione, contro il Bari non gioca, sta giocando Sissoko. Ha segnato in 10 Di Noia. Ha segnato Di Noia, tra l'altro è entrato al 31esimo per l'infortunio di Monachello. Quindi sostituzione. Ma questo Di Noia, Marco, era amico di Kierkegaard. Sì. E anche di Leopardi. Anche di Fiorella, insomma. Ah, perché dice Mannoia. Sì. Quindi, dicevo, un Real Madrid che forse spesso pensa soprattutto al lato imprenditoriale, cioè soprattutto con i tifosi che abituati a vincere cercano la novità, cercano il nome nuovo, con cessioni che non avrebbero senso di esistere, come questa di Di Maria, e giocatori che come James Rodriguez, che magari rappresentavano la novità in quel determinato anno. Sì, ecco, secondo me dietro ci sono anche logiche di mercato non sempre finalizzate proprio al valore della squadra. È arrivato quando il Barcellona prese Neymar. Sì, anche esatto. No, ma è anche il discorso per me verte più sul fatto che Di Maria è un giocatore che parla da solo, nel senso che non è tanto il Real Madrid, lui è dove giocava, a Benfica ha fatto la finale di Europa League contro il Chelsea. Comunque è un giocatore che da solo sposta i dubbi della squadra, con l'Argentina, con lo stesso Paris Saint Germain, che appunto lo United è l'unica squadra dove non ha reso, ma perché lo United dell'anno scorso ha avuto questa condizione strana in cui c'era anche Falcao e un altro giocatore super affermato. Sì, che e però poi non l'anno ha reso. Scorso la stagione del Manchester dell'anno scorso sarà abbastanza deludente, altalenante. Cercare capi espiatori, esatto, alla fine è stata proprio una cosa di squadra. Ma Di Maria è un giocatore che, se non esistessero Messi e Ronaldo, avrebbe vinto 2-3 palloni d'oro. Ma poi lui, Robben, sono quei giocatori che da soli fanno una squadra e che, assommati ad altri giocatoroni, allora fanno lo squadrone. Come ad esempio il Bayern Monaco con Lewandowski, Ribéry, questi qui. A proposito di Robben, il Bayern Monaco ha vinto proprio 5-1 con l'Arsenal, ne parlavamo prima. Le reti sono state proprio di Robben all'undicesimo con il suo solito gol. Esatto, sono io quello, lui per me, esatto, lui per me è il giocatore veramente quello che appenderei la foto in camera. Diciamo che quel gol ha ricordato un po' Cerci, tocca dirlo. Sì, sì, no. Però a parte Cerci, Robben è quel giocatore che io veramente amo, non so, tipo voi Totti. E veder fare la stessa finta a Robben per 15 anni e veder sempre mandare il difensore per terra è qualcosa di superlativo. A Robben manca solo il mondiale, perché per il resto è un giocatore, non lo so, ha vinto tutto, ha fatto vincere tutti, è l'unico giocatore in Europa ad aver vinto Premier League, Bundesliga, Eredivisie e Liga. Gli manca solo la Serie A. Viene a Juve, vince la Serie A, ha fatto tutto quello che può fare. Robben era stato etichettato come, diciamo, meteora del Real Madrid, sì, in quella verissimo. Stagione se ne andò insieme a Snyder, che poi è andato a vincere. È vero, esatto, essendo un giocatore determinante all'Inter. Sì, ma insomma, vedi, il Real Madrid spesso li fa questi acquisti, magari dettati dall'onda dell'entusiasmo, della moda momentanea. Quindi, dicevamo, e si fa scappare diversi Robben Lewandowski, che diciamo aveva causato il rigore che è stato trasformato al 30esimo da Sanchez. Non so se poi avete visto il rigore, perché è stato qualcosa di clamoroso. No, sì, perché ha tirato in porta, noi era respinto, la palla si è impennata, ha fatto un controllo palla bellissimo e poi ha tirato al volo, veramente un gran gol.
Thiago doppietta e quello è forte, quello è ex Barcellona, Thiago Alcantara, che tanto dispiace a Marco, insomma, che l'anno scorso li ha mandati a casa, tanti me ne dispiacciono, ecco, fate, diciamo, l'amore con il sapore. E poi c'è Real Madrid-Napoli con l'inizio shock, diciamo, del Napoli che aveva. Io ripeto, ragazzi, che il Napoli in casa non perde però passa il Real, perché se no finisce 2-1 o un pareggio, allora, 2-0 2-0. Va bene, ci rivedremo. Sì, tanto quando gioca? 2-3 settimane. Sabato. No, diciamo, ci rivediamo quando. No, perché la prossima c'è la Juve. Ah, c'è la Juve. Poi c'è una settimana di pausa. Poi c'è una settimana di pausa e poi c'è 2-3 settimane, insomma. Vabbè, comunque secondo me il Napoli comunque ha fatto un'egregia partita e ricordiamo che il grande Mertens, che in campionato sforna triplette contro di me, poi si mangia un gol a 10 dalla fine, che è il 3-2. Ora in movimento. Esatto, l'hai riaperta. Poi ha detto male sempre a Napoli che Calleone fosse quel pelo in fuorigioco sul gol del 3-2. Però il Napoli ha giocato bene, considerando che il Madrid è il Madrid, e questo Madrid di quest'anno è uno dei migliori degli ultimi anni, parla la Liga, sta 10 e soprattutto la partita che ha fatto contro il Napoli è stata una delle migliori dell'anno, esatto, per stessa ammissione, sì, di Zidane, sì, sì. E con la rete di Insigne e che rete? Minuto, che rete con Keylor Navas, magari stava, vabbè, un portiere un po' fuori dai palloni. non è un portiere da Real Madrid, non semplicemente Real Madrid, con la risposta di Benzema. Che giocatore. Anche se secondo me Morata è meglio. Senti, puoi andare a casa? Puoi andare fuori. Beh, insomma, vabbè, sono in prospettiva. Sono opinioni. In prospettiva, sono opinioni confutate. Tuttora Benzema. È come se dicessi che Immobile è meglio di Benzema, cioè, ma su cosa? Beh, no, Morata è forte. Ma c'ha tecnica, c'ha corsa. Ma se faceva la riserva pure alla Juventus. Non è vero, l'anno scorso in Champions ha sempre giocato. Poi Mandzukic a volte comunque gli rubava il posto. Ma Mandzukic c'è un signore attaccante. Ma prenderesti Morata o Benzema? Non guardare in prospettiva adesso. Per vincere Morata. Se ti prendi Morata e non, sì, Benzema, tu sei Morata. Anche perché con Higuain, totalmente d'accordo. Anche perché con Higuain starebbe molto meglio Morata di Benzema. Vabbè. A parte che secondo me con Higuain sta benissimo Dybala e la Juve c'ha una, sì, no, però a parte penso che con Higuain stiano bene un po' tutti, cioè, ma diciamo. Invece secondo me lui ha ragione, forse anch'io riuscirei a fare qualcosa con Higuain. Però secondo me lui ha ragione, perché Benzema e Higuain sono attaccanti abbastanza simili per caratteristiche, sì, che si potrebbero pestare i piedi. Invece Dybala è la seconda punta che lo manda in porta, sì, no, certo. Calleone e Mertens, ah, o Calleone e Insigne erano di fatti, ieri non improntato sul futuro o sulla squadra, nel senso, una squadra, sì, sì, che adesso deve Benzema non prende Morata, prende Benzema. Ovviamente, anche perché Morata anche in nazionale fa la riserva da Duriz, quindi insomma, cioè, dicevamo, quindi rete di Benzema al 49esimo, rete di Toni Kroos, primo gol in Champions con la maglia del Real, e un parentesi, super gol di Casemiro, che è il loro medianaccio, tra, sì, l'altro, esatto, il loro, vabbè, diciamo che gli ha detto anche bene, sì, il loro Sissoko, potremmo dire, nessuno che lo mette in dubbio. Parliamo anche un po' del post partita di Real Madrid Napoli con le critiche, la cazzimma con le critiche che sono però arrivate, scusa, di ADL, solo un attimo ti interrompo perché sono arrivati tutti i finali di Serie B, insomma, della, quindi sì, andiamo dopo, un attimo a riepilogare. Li riepiloghiamo adesso? Sì, così. Sì, perché poi allora ti dico anche, ci sono alcuni aggiornamenti molto interessanti dalla Bundesliga. Quindi sì, adesso andiamo a vedere la andiamo serie a riprendere B, appunto, visto che abbiamo dei parziali, i primi tempi, sì, della Serie B. Vediamo Bari Ternana 1-1 con il vantaggio di Ciccio Brienza per i padroni di casa, il pareggio di Di Noia subentrato a Monachello proprio allo scadere del primo tempo, in mezzo l'espulsione per doppia ammonizione di Manuel Coppola. Il Carpi vince 2-0 in casa del Brescia con le reti di Lasagna e Beretta Salamini Beretta. E il Cittadella in vantaggio 1-0 contro l'Avellino con, sì, la rete di Strizzolo proprio pubblicizzato, yeah. E 0-0 tra Perugia Antella, 0-0 tra Provercelli e Benevento, 1-1 alla Rechi tra Salernitana e Cesena col vantaggio dei padroni di casa con Minala, il pareggio di Cocco, ex Vicenza, 2-1 tra Spezia e Trapani, aperto le danze la doppietta di Granoce e il Trapani poi ha accorciato le distanze con la rete di Casasola. Quindi il Brescia che fa?
Il Brescia perde 2-0 contro il Cagliari. Lasagna e Beretta. E Vicenza perde in casa in questo primo tempo 1-0 contro l'Ascoli. Vabbè, con la rete di Mignanelli. Visto che oggi scusa, insomma, la classifica. Il prossimo sabato mi procuro una scarpa del Brescia. Va bene. Attenzione, annunci studio, insomma, e ti valuteremo, insomma, vediamo un po' se riuscirai a farlo. La classifica cambia poco, quelle sì, in basso stanno giocano, perdendo comunque, pareggiando tutte, comunque niente di trascendentale. Solo il tra le squadre diciamo di testa c'è solo il Benevento, esatto, che deve Frosinone, Verona e Spalle sono anche beh Verona e Spalle partitissima di lunedì, no? Esatto, lunedì sera l'Ascoli che sta risalendo, anche il Carpi con questo 2-0 si porta avanti, lo Spezia vince. Quindi insomma dicevo classifica invariata. Vai Valerio, in Germania, perché sono dei risultati molto interessanti, come il vantaggio dell'Hertha a Berlino al 28esimo sul Bayern con la rete di Ibišević al 21esimo, quindi Hertha in vantaggio in quel di Berlino, e sta vincendo anche il Dortmund 1-0 in casa contro il Wolfsburg. L'autogol di Bruma per adesso decide la partita. E anche il Werder Brema vince 2-0 in casa del Magonza con le reti di Gnabry, questo talentino ex-Arsenal tedesco, sì, e Delaney. Allora, io devo dire due cose serie. Questa volta ma sono sempre serie. Ritornando alla cazzimba. La prima ritornando a Matteo, che ha parlato del Brescia. E visto che oggi è giornata, appunto, volevo parlare un attimo di l'ultima, la fase calante, anzi non è vero, la fase finale della carriera di Roberto Baggio a Brescia. Tutt'altro che calante. Ma sì, dai, chiudiamo l'argomento sì, Champions e poi solo una cosa, insomma. Parleremo anche di Baggio e del Brescia. Quindi diciamo, anche insomma, di questo League. Abbiamo lasciato sospeso questo discorso. Esatto, magari apriamo troppe parenti. In Serie A abbiamo tantissime cose, tanta carne al fuoco, direbbe Marco. Non l'ho detta prima, la dica adesso. Con De Laurentiis che ha criticato sia giocatori dicendo di essere sì, anche Sarri senza attributi, sia Sarri criticandolo sulla scelta dei giocatori da impiegare, perché sono arrivati tanti acquisti del Napoli, tanti acquisti al Napoli con Sarri che praticamente ha usato col contagocce tutti i nuovi acquisti. Quindi vi chiedo a voi, dopo una partita così, è giusto criticare l'allenatore e la squadra, oppure De Laurentiis ha sbagliato proprio il modo? Cioè, se voleva criticare lo poteva fare benissimo in privato, o è sbagliato criticare questo Napoli? E io queste ingerenze dei presidenti le sopporto sempre poco. Cioè, l'allenatore fa il suo compito, Sarri lo sta facendo anche molto molto bene, perché i risultati, una signora partita comunque, voglio dire, i risultati che sta portando da 2 anni a questa parte sono sotto gli occhi di tutti, a livello di gioco, a livello di risultati, secondo in classifica l'anno scorso, esatto, ottavi di Champions, quest'anno agli ottavi da primo del girone. Quindi il Sarri non è criticabile, secondo me. Ma cioè, Sarri è criticabile, però farlo in questo momento, anche con questo tono, sarebbe stato meglio se si fossero confrontati di persona, e secondo me anche con toni non che non andavano bene in quel momento. In quel momento bisogna dare un segnale alla squadra, dire che la squadra aveva lottato soprattutto nel primo tempo, poi comunque aveva tanto. A proposito di Napoli, sì, il nostro ascoltatore ci fa diciamo un'osservazione riguardante Matteo. Non gioca Mertens. Ci dice gioca Pavoletti domani. Non gioca Mertens, turnover dunque. Insomma, adesso è calato il silenzio. Abbiamo anche un dondolo qui fuori. Puoi fare la famosa scena di quando dondoli da solo come Narcos. E quindi vabbè, tornando a Baggio, che in questo momento penso sia un argomento preferibile. No, sì, parlare della Champions. Ah, ancora. Ancora della Champions. Anche. Intanto sono iniziate anche 3 partite di FA Cup. Vediamo Huddersfield, Manchester City, Middlesbrough, Oxford United e Millwall e Leicester. Attenzione, vai, Leicester che rischia di cadere in zona retrocessione. Seguiremo anche queste partite. Matteo, finisci il giro della Champions. Sono chi ti mancava in questo momento? Comunque manca le partite che si giocheranno martedì con Manchester City, Monaco, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, sempre martedì. Poi mercoledì ci sarà Porto Juve con anche Siviglia Leicester. Siviglia Leicester che ha dichiarato che ci credono, comunque il Porto ci crede. In casa nostra dobbiamo essere sempre fiduciosi, possiamo fare bene col sostegno dei nostri tifosi, sappiamo di poter disputare ma del resto e di poter ottenere un ottimo risultato. Del resto, se sei arrivato agli ottavi di Champions, perché non dovresti non crederci? Tutti.
Quindi io direi, sì, ora parliamo di Baggio, sì, che parliamo un attimo di Europa League. Europa League, che ok, sì, sicuramente due cose volevo dire. Una appunto è su Baggio, volevo appunto su Baggio, visto che Matteo ha profetizzato questa, si è profetizzato ha espresso questa opinione positiva nei confronti del Brescia, volevo appunto parlare un po' di Baggio e del Brescia, nel senso che un allenatore e un calciatore come